Buon pomeriggio a tutti, ringrazio chiaramente l'Ordine Nazionale dei Biologi per avermi dato la possibilità di essere qui oggi pomeriggio, ringrazio ovviamente i colleghi che attualmente sono in ascolto e mi presento, io sono Andrea Mannini, mi sono laureato in Biologia Ambientale a Firenze, attualmente lavoro come libero professionista occupandomi di varie cose legate alla tematica ambientale, conservazione delle specie e degli ambienti, ma anche di un settore, quello di cui vi parlerò oggi, un pochino più di nicchia, un pochino credo più originale rispetto a quello che siamo abituati a ritenere appannaggio di un biologo, cioè la nutrizione dei pesci d'acquario intesi come animali non convenzionali. Potete trovare in basso in questa slide tutti i miei recapiti, quindi la mail vannini.environment@gmail.com, la mia pagina Facebook personale, dottor Andrea Vannini, e il mio canale Instagram, dottor.andreavannini. Iniziamo un attimino ad introdurci nel concetto di nutrizione, dieta e salute per gli animali esotici. Innanzitutto partiamo da quelli che sono ovviamente i principi della nutrizione, cioè quelli descritti dalla ricerca scientifica, da cui deriva chiaramente l'elaborazione di una dieta ottimale, che appunto come ci documenta il greco classico significa proprio stile di vita. Da tutto questo deriva uno stato di salute ottimale, quindi quelli che sono i principi della nutrizione, della dieta e della salute per gli uomini sostanzialmente possono essere applicati anche agli animali esotici, ai pesci. La definizione di nutrizione è ben conosciuta a tutti, cioè sono i processi biologici che permettono la conservazione, l'accrescimento, lo sviluppo dell'organismo vivente, nonché il reintegro delle perdite di energia e materia che si verificano durante le attività funzionali. La dieta è ovviamente il materiale commestibile che viene ingerito per consentire i processi nutritivi e la salute è una condizione di funzionalità ottimale dell'organismo, quindi da cui deriva un benessere fisico e psicologico. Chi sono i nostri animali target? I pesci d'acquario. Qui vediamo alcune immagini, a sinistra pesci d'acqua dolce, degli esempi, a destra pesci marini, parliamo di animali commerciati per essere tenuti negli acquari sostanzialmente, pubblici ma anche privati, quindi come hobby domestico. Parliamo di un volume di specie molto grosso commerciato ogni anno, parliamo di 2.000 specie marine e 3.000 specie di acqua dolce, di cui una buona parte di quelle di acqua dolce sono allevate artificialmente in impianti controllati, quindi si parla di vera e propria acquacoltura ornamentale, mentre di contro il 90% degli animali marini sono ancora catturati in natura, quindi qui si parla proprio di cattura di animali selvatici e loro successiva stabulazione in cattività. Questo è importante perché sono due tipologie di allevamento diverso e quindi richiedono nutrizioni diverse. Io personalmente non sono neanche molto d'accordo ormai su questa definizione di ornamentale, perché sostanzialmente è come se fosse qualcosa destinato alla decorazione o all'abbellimento, quindi un pesce quasi come una semplice decorazione artificiale, direi che la concezione sia ormai superata. Oggigiorno il pesce non è più un qualcosa di che si può utilizzare semplicemente come oggetto di allevamento, ma un vero e proprio animale come tutti gli altri che ha delle esigenze, delle necessità sia comportamentali che alimentari e che può trasmettere molto a chi costruisce e allestisce un acquario in termini di educazione ambientale, educazione per esempio ai processi ecologici, educazione alla biologia degli animali, quindi veramente animali con un potenziale altissimo dal punto di vista culturale ed educativo. Chiaramente lo scopo è appunto allestire ambienti come questo in cattività, questo è un acquario marino, oppure una vasca d'acqua dolce in cui appunto siano rispettate tutte le esigenze chimiche, fisiche e comportamentali delle varie specie. È un giro economico abbastanza importante, pur trattandosi di un settore di nicchia,
che ha un valore annuo di circa un miliardo di dollari statunitensi, è in crescita globale, soprattutto nei paesi asiatici, e sostanzialmente l'Europa la fa da padrone perché è il continente con il maggior numero di import all'anno, parliamo in questo caso sia di specie selvatiche che di specie allevate in cattività. E tra l'altro all'interno del continente europeo l'Italia rientra fra alcuni dei principali importatori, quindi anche in Italia c'è un buon mercato da questo punto di vista. Chiaramente parliamo di animali allevati in condizioni controllate, quindi abbiamo delle criticità sostanzialmente rappresentate, come si vede da questo schema, da malattie di vario tipo, traumi, malattie batteriche, fungine, malattie metaboliche, eccetera. Questo sia per le specie di acqua dolce come questo schemino, sia per le specie per esempio di acqua fredda come le carpe allevate in laghetto, sia per le specie marine tropicali ovviamente. Quindi abbiamo veramente un ventaglio di criticità piuttosto ampio. Ci sono poi dei problemi dettati anche da condizioni chimico-fisiche inadeguate, parlavamo prima del corretto allestimento delle vasche, criticità chimico-fisiche che derivano anche queste dall'alimentazione, come vedremo. Quindi partendo da un discorso alimentare possiamo prevenire tutto quello che abbiamo visto finora, quindi le principali malattie e le principali alterazioni chimico-fisiche come quest'acqua particolarmente torbida perché carica di batteri. Chiaramente l'approccio finora, diciamo, che ha avuto il maggior seguito è stato quello riduzionista, cioè un incremento costante della tecnologia, degli strumenti tecnologici per fare fronte a quelle criticità che abbiamo visto prima, quindi aumento dell'efficienza del filtraggio, sistemi di trattamento chimico e fisico dell'acqua, pompe di movimento, schiumatoi, interventi di manutenzione anche molto forti da parte dell'uomo, quindi insomma una continua manomissione, si potrebbe dire, dell'equilibrio ecologico da parte dell'uomo, che però non sempre dà buoni risultati. Perché? Perché chiaramente tutto questo approccio molto tecnologico fa sì che ci siano molti disturbi diretti, alterazioni della flora batterica dell'ecosistema acquatico, c'è un notevole consumo energetico anche nell'ottica del rispetto per l'ambiente, e anche un onere di manutenzione piuttosto elevato. Tutto questo chiaramente in ultima analisi conduce a stress, quindi controproducente rispetto al nostro approccio di garantire gli equilibri. Un altro approccio potrebbe essere quello dell'uso di medicinali, che tuttora si sente dire molto spesso, sostanze chimiche, chemioterapici, antibiotici. In realtà dal 2006 è in vigore un decreto legislativo nel nostro paese che appunto fa sì che tutti i farmaci, anche ad uso veterinario per i pesci, debbano sottostare all'autorizzazione all'immissione in commercio. Questo ha fatto sì che sostanzialmente la maggior parte dei medicinali siano spariti dal commercio, perché essendo un mercato di nicchia molte aziende hanno deciso di non investire nella AIC. E quindi questo ha favorito le cure fai da te, quindi persone che non si rivolgono né allo specialista né al biologo, ma vanno a curare da soli gli animali con medicamenti, diciamo, fatti in casa. Questo chiaramente porta anche questo approccio riduzionista a uno stress, perché chiaramente c'è un accumulo delle molecole nei tessuti organici, si possono avere contaminazioni delle acque, quindi problemi di smaltimento. C'è un problema di sicurezza perché alcuni medicinali sono anche potenziali cancerogeni e si possono creare resistenze microbiche. Cosa già successa con questo microorganismo, questo protista, Ichthyophthirus multifilis, che da circa 20 anni è molto più resistente al verde di malachite, un chemioterapico di uso classico contro questo patogeno, perché appunto se ne è fatto abuso, quindi generazione dopo generazione questo parassita è diventato resistente. Direi quindi che si possa introdurre un approccio diverso, più olistico, che non sia un approccio che va a curare gli effetti, ma che va a prevenire cause, quindi un approccio olistico, ce lo insegna anche Benjamin Franklin,
un'oncia di prevenzione è migliore di un pound di cura, cioè chiaramente meglio prevenire che curare, detto in poche parole. Quindi la nutrizione, una corretta nutrizione, ci permette di garantire la salute di questi animali. Questo chiaramente ha delle ricadute economiche molto importanti. Pensiamo per esempio agli allevamenti di pesci ornamentali, chiamiamoli pesci d'acquario, ai grossisti, agli stessi rivenditori al dettaglio, ai privati. Chiaramente tutto questo ha delle ricadute su tutto il settore molto positive. Chiaramente l'apparato digerente dei teleosteri, cioè dei pesci ossei, l'argomento di oggi, è quello tipico di qualunque vertebrato, quindi abbiamo narici, organi di senso per trovare il cibo, mascelle più o meno evolute per trattenerlo, faringe, esofago e tutti gli organi tipici dell'apparato digerente di qualunque vertebrato. Ci sono anche spesso dei ceti pilorici che servono, sono delle evaginazioni dello stomaco che servono a massimizzare il rapporto superficie-volume dello stomaco e quindi a favorire la digestione. I pesci chiaramente sono animali a sangue freddo, molto spesso si dice sei freddo come un pesce, quindi sono animali incapaci di regolare oltre un certo limite la propria temperatura corporea e dipendono dall'ambiente esterno. Quindi rispetto alla maggior parte degli animali da affezione, cani, gatti, eccetera, hanno una richiesta energetica molto più bassa, circa il 10% di quella giornaliera necessaria a un uccello o ad un mammifero. Perché? Perché chiaramente il metabolismo in questo caso è dipendente dalla temperatura. Qui guardiamo per esempio un pesce rosso, Carassius auratus, che a 20 gradi centigradi ha una certa richiesta energetica 0,27 circa kilojoule al giorno, a 26 gradi, cioè con l'acqua un po' più calda, questa esigenza energetica triplica, quindi chiaramente c'è una netta dipendenza dalla temperatura. Nei teleosteri le fasi della nutrizione sono quelle tipiche, cioè il cibo viene pretrattato nella bocca, passa lungo l'esofago, arriva allo stomaco dove ci sono enzimi appunto digestivi specializzati in un ambiente generalmente acido, passa poi all'intestino, alla parte più prossimale dell'intestino dove il pH cambia, il gel diventa più alcalino, c'è tutto un trattamento meccanico e chimico enzimatico del cibo e a livello intestinale i nutrienti vengono assorbiti. È molto importante però ricordare, dal punto di vista della nutrizione, che in alcune famiglie di pesci, per esempio i ciprinidi, non c'è uno stomaco acido. Sostanzialmente è come se si trattasse di un prolungamento dell'esofago, dove non c'è acidificazione del pH e dove non è presente il sacco stomacale. Questo perché la dieta in questo caso è molto ricca di detrito e lo stomaco non è necessario. Ricordiamoci anche che a seconda delle fasi del ciclo vitale di un pesce, quindi da larva fino ad adulto, l'apparato digerente è sempre in continua evoluzione, nel senso che viene influenzato dall'ambiente e da ciò che il pesce mangia nelle varie fasi del ciclo vitale per arrivare allo sviluppo completo e alla perfetta funzionalità. Quindi chiaramente se il pesce in ciascuna di queste fasi non riceve il giusto apporto nutrizionale, l'apparato digerente non può svilupparsi in modo ottimale, quindi si ha un abbassamento della speranza di vita, molto spesso anche delle carenze nello sviluppo corporeo, eccetera. E molto spesso è proprio la tipologia di cibo a fornire tramite appunto componenti del tegumento, per esempio di una preda, o gli enzimi digestivi della preda stessa, a fornire gli stimoli chimici per il corretto sviluppo dell'apparato digerente. Come dicevamo, digestione enzimatica, dove sostanzialmente troviamo tutti gli enzimi presenti anche nell'uomo e nei vertebrati superiori, per esempio le amilasi, che sono concentrate soprattutto nello stomaco e nell'intestino, le esterasi, in questo caso maggiormente concentrate a livello intestinale ed epatico, e le proteasi acide,
che chiaramente sono concentrate soprattutto nello stomaco e nel primo tratto intestinale più vicino allo stomaco. Chiaramente ciascuna serve per la digestione di rispettivamente proteine, proteasi, esterasi, grassi e amilasi, i carboidrati. Ci sono anche delle proteasi alcaline che completano la digestione proteica nell'intestino, esattamente come la maggior parte degli altri vertebrati. Chiaramente ci sono delle specializzazioni sia anatomiche che enzimatiche, specie specifiche, quindi sostanzialmente generalizziamo, ma dobbiamo anche tenere conto delle differenze filogenetiche tra famiglie, quindi tutto quello che diciamo è sempre una generalizzazione, bisognerebbe poi analizzare le singole famiglie. Troviamo poi anche delle specializzazioni anatomiche, molte delle quali apprezzabili anche ad occhio nudo, per esempio le modificazioni delle mandibole e delle mascelle in relazione alla dieta. Qui per esempio abbiamo 6 esempi di pesci con altrettanta dieta. La prima foto per esempio un pesce palla con questi denti particolarmente sviluppati per l'uccisione di molluschi e crostacei. Piranha molto famoso a destra che si nutre di altri pesci, animali a sangue caldo, quindi denti molto affilati come rasoi. E nella fascia sottostante troviamo l'ippocampo con questa bocca tubolare specializzata per piccole prede planctoniche e altri pesci come questi loricalidi a destra con la bocca avventosa adattati a raschiare superfici dure. Quindi chiaramente noi nella formulazione del cibo dobbiamo tenere conto di queste specializzazioni, altrimenti rischiamo di produrre alimenti che non sono nemmeno ingeribili dagli animali bersaglio. Ci sono anche altri adattamenti, questi sono molto interessanti per lo specialista, per esempio nello schemino a sinistra si trova la testa schematizzata appunto di un ciprinide, potremmo dire una carpa, dove possiamo vedere che ci sono dei denti a livello faringeo. Infatti la carpa e molti ciprinidi hanno la bocca completamente priva di denti, ma hanno delle placche trituratrici a livello faringeo tramite le quali triturano il cibo che inghiottono intero dalla bocca. A destra invece troviamo lo schema di un'altra famiglia, i ciclidi, conosciutissimi a livello acquariofilo da tutti gli appassionati, che al contrario hanno i denti anche sulle mandibole e le mascelle, ma hanno anche un ulteriore set di denti a livello faringeo, non trituratori ma proprio sminuzzatori, cioè sono proprio come degli uncini che sminuzzano il cibo, perché sono sostanzialmente più predatori. Nell'elaborare una dieta dobbiamo tenere chiaramente conto del metabolismo energetico delle nostre specie target. Questo è un modello base di bioenergetica per i pesci, in cui vediamo appunto che l'energia grezza, cioè quella che viene introdotta con il cibo, viene in buona parte dispersa. In che modo? Con le feci e con l'urina e le escrezioni. Questo perché? Perché chiaramente una parte dell'energia se ne va semplicemente per l'incapacità dell'organismo di digerire tutto l'alimento. Nessuno digerisce il 100% del cibo che mangia e quindi una parte è già persa. Quella che rimane viene digerita, però anche qui ci sono delle perdite per inefficienze metaboliche naturali. Quello che rimane è l'energia metabolica che può essere sfruttata in vari modi. Può essere sfruttata per mantenere un minimo di calore corporeo, perché i pesci non sono proprio a sangue freddo in senso stretto, e quindi c'è una perdita di alcuni punti percentuali. Quello che rimane ancora è l'energia netta che viene utilizzata per crescita, riproduzione, sviluppo e via dicendo. Chiaramente noi dobbiamo fare in modo che l'energia grezza in entrata sia di ottima qualità, quindi una dieta composta da alimenti facilmente digeribili, facilmente assimilabile come fonte di energia, in modo tale da minimizzare le perdite e massimizzare quindi la salute del pesce, quindi massimizzare l'energia netta in entrata. Queste quattro categorie di molecole, proteine, micronutrienti, carboidrati e lipidi, si combinano insieme tra loro, quasi come il popolare gioco Tetris, a garantire
la perfetta efficienza del metabolismo. Chiaramente le proteine, come tutti sappiamo, sono composte da 20 aminoacidi che vanno a formare una catena aminoacidica che poi si organizza in modo tridimensionale a dare appunto la struttura definitiva di una proteina. Nei teleosteri, che funzioni hanno le proteine? Hanno funzione enzimatica, ovviamente, funzione ormonale, gli ormoni peptidici, funzione di accrescimento corporeo, quindi funzione plastica, e funzione riproduttiva, cioè funzione di stimolante e promotore del successo riproduttivo. Nei teleosteri in particolare, molte delle proteine ingerite vengono utilizzate proprio per la produzione di energia metabolica, una particolarità rispetto alla maggior parte degli altri vertebrati, proprio perché gli aminoacidi vengono convertiti in glucosio e poi in ATP. Come mai hanno questa alta esigenza proteica i pesci? Perché, curiosamente, in modo similare ai gatti, che appunto sono animali che hanno un elevato bisogno di proteine, a livello epatico i pesci non hanno dei buoni sistemi di regolazione del catabolismo degli amminoacidi. Quindi sostanzialmente, essendoci una scarsa regolazione, c'è anche una scarsa gestione di questi amminoacidi. Pertanto ne necessitano sempre quantitativi nella dieta molto alti rispetto, per esempio, ad altri vertebrati. Sono stati caratterizzati dalla ricerca circa 12 aminoacidi essenziali per i pesci, quelli nella colonna a sinistra, dei quali due, che ho evidenziato, lisina e metionina, sono particolarmente importanti e veramente molto essenziali. Si vede qui, per esempio, che sia la lisina che la metionina, al di sotto di una certa concentrazione, bloccano completamente lo sviluppo corporeo, cioè se mancano lisina e metionina in una certa percentuale, che in genere è sempre specie specifica, la crescita corporea si azzera e il pesce poi va in carenza e rischia di morire. Essenziali hanno anche un ruolo di regolazione del metabolismo. Perché? Perché appunto sono dei promotori del target della via della rapamicina, cioè praticamente un complesso multiproteico che ha tra i suoi promotori appunto i nutrienti. Quindi in assenza di nutrienti essenziali si ha l'autofagia e la degradazione delle proteine, ed è per questo che i pesci hanno sempre bisogno di un'efficace combinazione di aminoacidi essenziali. Questa è appunto la proteina target. Tra l'altro, questi aminoacidi, lisina, metionina, ma anche arginina e leucina, sono anche dei regolatori dell'appetito, ovvero l'assenza di anche solo uno di questi aminoacidi nelle giuste quantità porta all'inappetenza, cioè il pesce perde completamente lo stimolo ad alimentarsi. Quindi è molto importante in cattività fornirli, altrimenti il pesce cessa di nutrirsi. C'è però anche un rischio da eccesso proteico, perché uno potrebbe dire ok, mettiamo tantissima proteina nel cibo sintetico, e invece no. Perché? Perché se la proporzione tra le proteine non è ottimale, cioè se noi diamo troppe proteine, c'è un eccesso di azoto. L'eccesso di azoto nei pesci, trattandosi di animali acquatici, viene espulso principalmente a livello branchiale, più che con le feci e con i remi, oltre il 50%, come ammoniaca. Quindi noi rischiamo, eccedendo con le proteine, di causare un inquinamento dell'acqua, di cui appunto vi parlavo in apertura, determinando la morte per intossicazione dell'ammoniaca di tutti gli animali allevati. Quindi è molto importante che le proteine ci siano di qualità, ma siano anche nei giusti quantitativi, senza eccessi. La ricerca si è concentrata su poche specie target, sostanzialmente queste 5,
Perché? Perché sono, non tanto perché sono i più venduti a livello commerciale, ma perché le ricerche si svolgono principalmente utilizzando appunto degli animali da laboratorio e questi 5 sono tra i più facili da allevare, quindi è una semplice coincidenza. Come nel mondo dei vertebrati abbiamo per esempio il ratto e il topo, nel mondo dei pesci, della ricerca sui pesci abbiamo la pesciglia reticulata, il pesce rosso oppure lo scarabeo. Veramente abbiamo dati solo per poche specie e come possiamo vedere in genere il quantitativo ideale varia in base alla specie e all'abitudine alimentare. Per esempio un pesce vegetariano come la pesciglia reticulata 30% di proteine al giorno sul totale della dieta. Altre specie magari un po' più zoofaghe come lo Psittophorus edulis, che è appunto un piccolo predatore, il quantitativo è leggermente superiore. C'è anche una correlazione tra esigenze proteiche ed età dell'animale. Chiaramente le larve in crescita richiedono più proteine, almeno il 50%, i giovanili almeno il 40%, gli adulti, che ormai hanno completato lo sviluppo, proporzioni minori. Chiaramente stiamo sempre parlando della percentuale della dieta, percentuale sulla dieta totale. Valori anche questi, come sempre, specie specifici o comunque molto legati alle famiglie zoologiche, quindi ciprinidi, ciclidi, pecilidi, eccetera. Altro grande mondo sono i lipidi, che si dividono in tre categorie: acidi grassi saturi, poliinsaturi e altamente insaturi, che ben conosciamo anche per la nutrizione umana, che si organizzano in trigliceridi, che nel caso dei pesci sono liquidi a temperatura ambiente. Non a caso si parla di oli di pesce, perché appunto a temperatura ambiente sono liquidi e non semisolidi. Hanno un ventaglio di funzioni biologiche amplissimo, che non elencherò tutto, però vi cito riproduzione, risposta allo stress ossidativo, segnalazione cellulare, sviluppo delle gonadi, sviluppo della colorazione, quindi tutte funzioni essenziali. In particolare, troviamo due categorie di lipidi essenziali nei pesci che sono gli omega 3 e gli omega 6. In particolare l'acido linoleico, che è un omega 6, e l'acido alfa linolenico, che è un omega 3. Essenziali in tutti i vertebrati, così come nei pesci. Da quelli che abbiamo visto prima, cioè soprattutto dall'acido alfa-linolenico, derivano altri acidi omega 6 e omega 3, l'arachidonico e il docosaesaenoico, anche questi molto importanti nel metabolismo dei teleostei. C'è tra l'altro una differenza tra teleostei e altri vertebrati, mentre per esempio in vertebrati superiori come un uccellino, un canarino, l'acido linoleico è facilmente convertito in acido arachidonico, grazie appunto a enzimi specifici. Nei teleostei questa efficienza enzimatica è molto più scarsa, quindi anche l'acido arachidonico diventa essenziale, per il semplice motivo che fornendo solo i precursori non c'è un'adeguata sintesi che risponde alle esigenze del pesce. Quindi anche questo va integrato nella dieta. Troviamo anche delle differenze tra pesci di acqua dolce e pesci di acqua salata. Per esempio, i pesci di acqua dolce, come questo pesce australiano, vivono in genere in ruscelletti o comunque in ambienti molto variabili nel tempo, nello spazio e sottoposti a forti influenze stagionali. Cosa succede? Si sono quindi evoluti per far fronte in modo più efficace ad eventuali carenze alimentari dovute a variazioni dell'ambiente. E quindi riescono comunque a convertire con degli enzimi l'acido alfa-linolenico in acido eicosapentaenoico e da qui in acido docosaesaenoico. Pertanto la loro necessità giornaliera di acidi grassi precursori tipo l'omega 3 linolenico è relativamente bassa, lo 0,5-1% della dieta secca. Al contrario, i pesci marini, per esempio questo acanturide della barriera corallina, vivono chiaramente in ambienti molto più stabili.
perché appunto il mare è per definizione un ambiente molto stabile chimicamente, fisicamente e anche poco sottoposto a variazioni ambientali. Quindi non hanno gli stessi enzimi adattativi dei pesci d'acqua dolce. Pertanto, per essi diventa fondamentale anche l'integrazione dei derivati dell'acido alfa-linolenico, quindi l'acido eicosapentaenoico e il docosa esaenoico, altrimenti non riescono anche questi a sopperire a carenze pur minime. E quindi la necessità di omega 3 è molto più alta, 0,5-2%, ovviamente comprendendo tutte e tre le categorie di acidi grassi. Anche qui bisogna però stare attenti perché è importante che la dieta sia assolutamente ben bilanciata. Questi acidi grassi, omega 3 e omega 6, non possono essere forniti, diciamo, ad libitum senza un'attenta riflessione. Perché? Perché nei pesci i lipidi si accumulano soprattutto nel tessuto adiposo mesentericale, nella muscolatura bianca e anche nel sottoepitelio, nello strato sottoepiteliale. Qualora si esageri con la somministrazione di acidi grassi, si ha un eccesso di accumulo, quindi danni epatici, steatosi, ma anche proprio un accumulo di gas sottoepiteliale eccessivo. Qui si vede per esempio un Corioras, un pesce della famiglia dei Callittidi, deceduto proprio per un problema di sovraccumulo di acidi grassi che ha portato ad un accumulo eccessivo di lipidi negli organi. Infatti, dopo dissezione, che qui non vi ho mostrato, gli organi erano pesantemente compromessi. Perché è importante fornire questi acidi grassi, oltre alle numerose funzioni metaboliche che abbiamo già visto? Perché, essendo avendo bassa temperatura corporea, i pesci hanno bisogno di un aiuto, diciamo così, per garantire la fluidità delle membrane cellulari, che altrimenti a temperature basse potrebbero condensarsi e quindi rompersi. Molti degli acidi grassi omega 3 e omega 6 servono per garantire la fluidità delle membrane, infilandosi proprio nel doppio strato fosfolipidico e garantendo la fluidità di membrana anche a basse temperature corporee. Chiaramente ci sono anche qui delle differenze specie specifiche, è qui che serve la ricerca, è qui che serve anche il ruolo del biologo, perché chiaramente a seconda dell'origine dei pesci, climi più caldi, climi più freddi, varia la risposta alle basse temperature e quindi varia la necessità di acidi grassi omega 3 e omega 6. Quindi non si può semplicemente generalizzare, ma anche qui serve proprio una ricerca molto calibrata. Io vi ho messo una forchetta molto indicativa come richiesta giornaliera lipidica di circa il 5-10%. Andiamo avanti con i carboidrati. Quali sono i carboidrati maggiormente assunti dai pesci con la dieta? Sono l'amido, la cellulosa, dalle piante entrambi, e la chitina, sostanzialmente assunta da pesci o da crostacei. A differenza dei mammiferi, che ricavano molta energia dalla digestione dei carboidrati, i pesci hanno un metabolismo di carboidrati molto meno efficiente. Infatti, un grammo di carboidrati fornisce ad un mammifero ipotetico 4 kcal. Ad un pesce lo stesso quantitativo fornisce 1,6 kcal in media. Quindi diciamo che vengono utilizzati in modo meno efficiente, ma hanno comunque un ruolo importante come struttura delle glicoproteine, come per la sintesi degli ormoni della crescita e anche dell'insulina e glucagone. Quindi in media è possibile dire che tra il 16 e il 20% di carboidrati nella dieta di un pesce d'acquario è accettabile, con picchi fino al 25-30% per pesci molto erbivori. Quali sono? Sono questi sostanzialmente. Queste specie di pesci, partendo dall'alto a sinistra in senso antiorario, abbiamo ciclidi, sotto abbiamo un pescivi della pescivia velifera con questa pinna dorsale molto sviluppata. Poi dall'altra parte abbiamo carpe e pesci marini vegetariani, più questo gruppo di pesci qua, che è la famiglia dei caracidi. Questi qui sono pesci abbastanza onnivori e tendono molto a nutrirsi di detrito vegetale. Quindi in questo caso
possiamo curare la dieta di questi animali inserendo un pochino più di carboidrati, perché hanno comunque tutte le amilasi necessarie alla loro digestione. Infatti questi pesci hanno anche un intestino mediamente più lungo rispetto a pesci completamente carnivori e popolato da batteri simbionti che aiutano la digestione dei carboidrati. Questa per esempio è una fotografia di una carpa in cui si evidenzia l'intestino. Vitamine le conosciamo tutti, vitamine liposolubili, vitamine idrosolubili, conosciamo più o meno anche tutte le funzioni e sono le stesse degli altri vertebrati, con una piccola differenza per quanto riguarda invece la vitamina C. Cioè, mentre tutte le altre vitamine, bene o male, svolgono lo stesso ruolo che svolgono, per esempio, negli uccelli o nei mammiferi, la vitamina C nei pesci, vitamina C cioè l'acido ascorbico, ha un ruolo nella regolazione della crescita e dello sviluppo corporeo ed è essenziale perché i pesci non possiedono la gulonolattone ossidasi, che è l'enzima che in altri vertebrati converte appunto il gulonolattone in acido ascorbico. Ci sono dei danni da carenza, perché comunque danni da carenza di vitamina C in pesci in allevamento sono quelli che potete vedere nelle immagini, quindi deformazioni della colonna vertebrale, quindi lordosi, e deformazioni della mascella, quindi proprio problemi che a carico dell'apparato scheletrico. Più è stato visto in questa ricerca che qui vi faccio vedere che oltretutto una carenza di vitamina C totale porta anche ad altri problemi esterni come l'erosione delle pinne, la deformazione dell'opercolo branchiale, l'opacità dell'occhio. Quindi un fattore da tenere molto di conto nell'allevamento in cattività. Quanta però? Abbiamo soltanto poche indicazioni sulle solite specie target di cui vi parlavo prima, perché sono molto utilizzate nelle ricerche di biologia dei pesci. Quindi e i valori variano molto da specie a specie. Si va da 1200 mg per chilogrammo di dieta secca nella pecila reticulata, primo da sinistra, poi 360 mg per chilo per l'Opterophyllum scalare. Addirittura si è visto che la vitamina E nello zebrafish, nel danio aereo, che è un pesce molto utilizzato nella ricerca di laboratorio, la vitamina E, se carente, impedisce l'assimilazione della vitamina C, quindi addirittura ci sono effetti sinergici della carenza che stanno venendo studiati in questo periodo, è una ricerca molto recente del 2013. Per quanto riguarda il resto, non si sa, cioè sostanzialmente non ci sono ancora sufficienti ricerche, non c'è una sufficiente letteratura per quanto riguarda i pesci d'acquario. Molte delle ricerche vengono dal mondo dell'acquacoltura da reddito, dove le priorità sono altre ovviamente rispetto ad un'acquacoltura più, diciamo così, da appassionato o comunque per studio, eccetera. E quindi anche qui il ruolo del biologo è molto importante per fornire supporto scientifico, per fornire ricerca scientifica, per chiarire questi aspetti ancora molto in buona parte sconosciuti. Inoltre c'è anche un discorso di instabilità delle vitamine in acqua, naturalmente. Noi buttiamo il mangime per questi animali nell'acqua. Per esempio le vitamine B, dopo 30 secondi di immersione nell'acqua, in media si degradano per il 90%, la vitamina C per il 65%. Quindi si capisce bene come sia molto importante anche in questo caso la ricerca di nuove tipologie di produzione, per esempio, oppure di nuovi leganti delle vitamine come stabilizzanti. Anche qui, nuovamente, ruolo importantissimo della ricerca da parte del biologo. Minerali, anche questi sono molto importanti, fanno parte di quel quartetto che abbiamo visto in apertura, che hanno anche questi un ventaglio di funzioni importantissime come la regolazione del metabolismo,
l'ottimale colorazione, un comportamento normale, la risposta allo stress, insomma, tantissime funzioni diverse. Nei pesci si classificano due tipologie di minerali in base a quanta è la loro concentrazione nei tessuti del pesce. I macrominerali, che sono chiaramente quelli più abbondanti, per esempio sodio, cloro, potassio, fosforo, molto importante perché è un fattore limitante, in natura il fosforo è molto scarso, solfati, e regolano per esempio processi cellulari e lo sviluppo scheletrico e vengono introdotti principalmente tramite la dieta all'interno del corpo. I microminerali invece come rame, cromo, iodio, zinco, selenio, calcio hanno ruoli diversi, soprattutto sono componenti di enzimi e ormoni e sebbene vengano introdotti in minima parte anche dalla dieta, la maggior parte dell'assimilazione avviene per via branchiale. Quindi chiaramente anche qui in cattività si tratta di studiare metodi diversi per favorire l'assimilazione da parte delle specie target di questi microminerali, onde evitare fenomeni carenziali. Qui per esempio ci sono schematizzate molto rapidamente alcune funzioni dei minerali in traccia, per esempio il cobalto fa parte della vitamina B12, lo iodio regola ovviamente il funzionamento della tiroide, il ferro fa parte dell'emoglobina, eccetera, eccetera. Quali sono le esigenze di minerali? Le esigenze di minerali sono anche qui molto variabili in base alla specie e in base anche alla tipologia di minerale. Per esempio, il ferro e lo zinco sono necessari soltanto in tracce, mentre per esempio il fosforo, come dicevo prima, è un fattore limitante, serve in quantitativi superiori. Parliamo sempre di percentuali sulla dieta, perché vanno dallo 0,52% per il fosforo allo 0,008% per il ferro, quindi concentrazioni molto molto basse. Però anche qui le esigenze sono in larga parte sconosciute per la maggior parte delle specie allevate, quindi anche qui c'è una prateria ancora da esplorare per quanto riguarda la messa a punto di integratori per i pesci d'acquario. I carotenoidi, già il nome ci suggerisce cosa facciano, sono i pigmenti presenti negli organismi fotosintetizzanti, piante, alghe e batteri, e vengono assunti dalla dieta nei teleostei e sono i responsabili delle colorazioni rosse. Qui si entra in un discorso prettamente ornamentale, per il caso di dirlo, nel senso lo studio dei carotenoidi come promotori della colorazione nei pesci d'acquario serve appunto per esaltare la bellezza della livrea delle specie, in particolare delle tonalità gialle e rosse. Si stanno studiando varie tipologie di carotenoidi da utilizzare come integratori nella dieta dei pesci. Il principale finora impiegato è la sfaxantina, che è un colorante di sintesi, un colorante anche alimentare. Però ci sono anche ricerche che riguardano altre tipologie di carotenoidi. Ovviamente anche in questo caso non si conosce quasi nulla delle necessità in quantitativi, quindi anche questi vengono introdotti nel cibo un po', diciamo, sulla fiducia, quindi anche qui sarebbe importante promuovere la ricerca. Chiaramente tutto quello che vi ho fatto vedere è legato a quel discorso della prevenzione che si faceva all'inizio. Se la dieta non è completa, si hanno le cosiddette patologie da carenza, che naturalmente non vi elencherò nel dettaglio, però ve le cito, per esempio anemia, anoressia, cataratta, fegato grasso, convulsioni, difficoltà nel nuoto, deformazioni scheletriche o delle pinne, dermatiti, per esempio, oppure edemi, erosioni delle pinne, inappetenza, difficoltà nell'assimilazione del cibo, alterazioni del sangue, eccetera, eccetera, crescita scarsa. Sono tantissime. Quello che mi interessava farvi notare è che molte di queste hanno la sintomatologia di molte di queste carenze è identica a quella di
della maggior parte delle malattie da patogeni, batteriosi, micosi e via dicendo. Quindi molto spesso, è quello che ho riscontrato anche nella mia esperienza lavorativa in questo settore, sono proprio molto spesso ci si lamenta a livello di grossista, di rivenditore al dettaglio, di problemi di epidemie microbiche. In realtà molto spesso più che epidemie microbiche si tratta proprio di esplosioni di carenze alimentari, magari dovute a momentanee carenze di qualche nutriente. Quindi in realtà tutto quello che a noi spesso sembra patogeno è più facile che sia una carenza, e di questo bisogna tenere conto nell'allevamento ottimale, anche nell'ottica del benessere degli animali, diciamo, da compagnia. Quindi, qual è il nostro ruolo? Qual è il ruolo del biologo in tutto questo? Chiaramente, innanzitutto, buona parte delle ricerche che vi ho fatto vedere parlando delle esigenze nutrizionali dei pesci sono state fatte da gruppi di biologi italiani e internazionali. Quindi chiaramente c'è un ruolo importante della figura del biologo come ricercatore per studiare a fondo il metabolismo delle specie ittiche d'acquario, in modo tale da proporre a livello anche di produzione industriale, quindi di mercato commerciale, di diete adatte che garantiscano sicuramente efficienza di assimilazione, ma anche pesce di qualità, salute, colorazione ottimale, pesci resistenti, eccetera, proprio anche nell'ottica del mantenimento dei pesci nelle loro esigenze ottimali. Chiaramente, oltre a questo ruolo più da ricerca, ci può essere anche un filone nell'elaborazione proprio dei mangimi, cioè nello studio delle migliori formulazioni per quanto riguarda il mangime per pesci d'acquario. Attualmente si hanno tre tipologie di mangimi più utilizzate, che sono il fiocco a sinistra, il pellet e l'estruso, caratterizzate da metodologie di produzione diverse, però partendo sempre dagli stessi ingredienti. Quali sono gli ingredienti? Sostanzialmente questi sei: farine di pesce, molluschi e crostacei, vegetali, cereali, olio di pesce e integratori. Con integratori intendo vitamine e minerali, sostanzialmente, e carotenoidi. Ci sono però, questa diciamo è l'ortodossia, cioè quello che si sta svolgendo adesso. Tutto questo però ha delle criticità. Quali sono? Innanzitutto c'è il problema dell'insostenibilità ambientale delle farine di pesce, perché tutti sappiamo che il problema dell'overfishing, cioè della sovrappesca, è molto sentito e diventerà sempre più importante in futuro, e i pesci che vengono utilizzati per produrre le farine vengono proprio pescati in massa ogni anno con un prelievo sicuramente insostenibile che nel lungo periodo porterà a dei problemi nella gestione del pesce foraggio. Quindi andrà sicuramente rivalutato il ruolo delle farine di pesce. Poi c'è il problema che le conoscenze finora consolidate sono mutuate prevalentemente dall'etticoltura da reddito, cioè dai pesci allevati per il consumo umano. Chiaramente quello è un allevamento che ha finalità diverse, chiaramente è un allevamento che mira a garantire un'ottima qualità organolettica del prodotto ad un costo sostenibile per l'azienda produttrice e chiaramente a massimizzare anche la crescita nell'unità di tempo, in modo tale da garantire un raggiungimento rapido della taglia commerciale. E quindi le formulazioni utilizzate per quel tipo di etticoltura sono diverse, cioè rispettano altri scopi rispetto a quelli per un allevamento nel lungo periodo, anche di anni, di un pesce in cattività, sia esso in un acquario pubblico che in un impianto privato. Quindi chiaramente nel nostro caso da acquariofili non è tanto un discorso di far crescere il pesce il più rapidamente possibile, ma farlo crescere in modo armonico, sano, proporzionato e garantirgli una lunga vita per tutta la durata biologica del suo ciclo vitale. Quindi sono esigenze completamente diverse. E poi c'è il problema degli antinutrizionali, perché a volte vengono sperimentati ingredienti all'interno di questi mangimi che possono avere però
inconsapevolmente una funzione antinutrizionale, quindi impedire l'assorbimento di altri nutrienti, per esempio le saponine da certi vegetali. Oltretutto, i processi produttivi dei mangimi artificiali, che sono elencate qua, hanno delle criticità elencate qua a destra. Per esempio, l'estrusione comporta la perdita della lisina, che abbiamo visto essere uno degli aminoacidi più essenziali, che pertanto deve essere reintegrato dopo. Molte proteine vengono denaturate, aumenta l'indice glicemico del cibo, si ha la semplificazione degli amidi, questo vuol dire che ne vengono assimilati poi troppi, e tutto questo può portare anche alla creazione di amidi insulino resistenti. Quindi anche qui si tratterà in futuro di garantire metodologie di produzione sempre più efficienti che eliminino queste criticità. C'è per esempio un caso secondo me emblematico di tutto questo, quello che vi ho detto ora, ed è il discus. Il discus è un pesce d'acqua dolce tropicale di origine amazzonica, composto da due specie chiamate entrambe discus, il Symphysodon equifasciatus e il Symphysodon discus. Sono pesci molto pregiati, costano dalle decine alle centinaia di euro, sono sia allevati in cattività che pescati ancora direttamente in natura e appunto raggiungono quotazioni economiche considerevoli, quindi un pesce pregiato. La letteratura, anche più recente, 2011, indica, descrive questo pesce come molto, molto amante delle proteine, cioè addirittura richiede il 50% di proteine nella dieta giornaliera. E uno potrebbe appunto pensare che sia ottimale dare questo quantitativo al pesce per farlo stare bene. In realtà ricerche più o meno coeve, cioè del 2008, su esemplari selvatici in natura, hanno mostrato come la dieta di questi animali in natura, in tutto l'arco dell'anno, sia sostanzialmente costituita prevalentemente da fitoplancton. Quindi perifiton, fitoplancton e detrito organico. E a integrare un certo ammontare di piccoli crostacei, larve di insetti e altro. Quindi chiaramente una dieta molto povera di proteine, o comunque ricca di proteine vegetali, ma molto povera di proteine animali, cosa finora ritenuta un dogma nell'allevamento di questa specie. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che la supposta alta esigenza di proteine del discus non deriva da ricerche sulla fisiologia di questo pesce, ma da ricerche effettuate negli allevamenti intensivi, dove chiaramente è importante massimizzare le rese nell'unità di tempo. Quindi chiaramente, essendo un pesce anche molto allevato per il mercato, in allevamento si ha l'esigenza di arrivare il prima possibile alla faglia commerciale e quindi si danno più proteine. Quando però l'animale viene portato nell'allevamento domestico, l'uso continuativo di queste proteine, e questo è stato anche dimostrato, l'uso continuativo di un eccesso di proteine animali fa sì che il pesce cresca in modo molto disarmonico rispetto alla sua forma tipica, che sarebbe rotondeggiante, e anche con delle gravi patologie a livello degli organi interni. Quindi, come sempre, anche qui il ruolo della ricerca dovrà essere predominante rispetto al ruolo, diciamo così, dell'acquacoltura, cioè dell'acquacoltura da reddito. E c'è una ricerca appunto molto interessante su ingredienti alternativi, maggiormente rispettosi dell'ambiente e maggiormente adatti all'alimentazione dei pesci d'acquario. Per esempio, le larve di mosca, quelli che noi chiamiamo anche bigattini da pesca, hanno un contenuto di aminoacidi essenziali molto simile a quello della farina di pesce, quindi potrebbero essere un ottimo sostituto, anche per quanto riguarda la lisina e la metionina. Oppure il lombrico di terra, Lombricus terrestris e specie simili. Anche questo ha un contenuto di proteine e soprattutto di aminoacidi essenziali molto buono per quanto riguarda i pesci.
una rivalutazione, per esempio, dei tubifex, delle larve degli insetti acquatici, per esempio, e anche di cigli che si usavano un tempo e poi sono stati completamente eliminati come fegato di bue oppure cuore di pollo, che hanno comunque un contenuto interessante in acidi grassi omega 3 e omega 6, quindi potrebbero essere sostituti anche questi insieme ad altro delle farine di pesce. C'è poi il mondo ancora poco esplorato, ma molto promettente anche a livello lavorativo, dei prebiotici negli alimenti per pesce d'acquario. Questo è un mondo, è un settore che per ora si sta sviluppando bene per quanto riguarda i pesci d'acqua dolce. Probabilmente in futuro si espanderà anche all'acquariofilia marina, ovvero nell'inserimento di ingredienti nel mangime che facilitino la proliferazione di patogeni intestinali commensali positivi, quindi che favoriscano la perfetta funzionalità dell'intestino. I batteri target sono sostanzialmente questi qua: Aeromonas, Plesiomonas, Bacteroides, Fusobacter e Eubacterium sono i generi di batteri simbionti più frequentemente rinvenuti nei pesci allevati in acquario. Questi sono alcuni dei prebiotici che già si conoscono e sono efficaci nei pesci: l'inulina, l'oligofruttosio e mannanoligosaccaridi. Quindi inulina, oligofruttosio che a destra e mannanoligosaccaridi, mannanoligosaccaridi che sono estratti dal lievito Saccharomyces cerevisiae. E per esempio hanno effetti riconosciuti, per esempio, promuovendo l'assimilazione di elementi in trace e altri minerali, per esempio. Anche se, si ritorna al discorso iniziale, molto spesso i risultati sono specie specifici, quindi anche qui si apre un mondo di ricerca, perlomeno a livello delle famiglie più comunemente allevate in acquario, per definire i quantitativi migliori per ciascun gruppo di specie allevate. Si sta iniziando a introdurre anche le piante officinali nella dieta, per esempio l'aloe vera, che contiene tra le numerose sostanze attive anche questa molecola molto grande, sono gli Acemannani, che hanno effetti positivi in molte famiglie, cicli, caracidi, ciprinidi e salmonidi, promuovendo la crescita ma anche la resistenza alle infezioni e l'appetito. Oppure l'aglio, elemento base della cucina mediterranea, ricchissimo di sostanze attive che tutti ormai conosciamo per quanto riguarda l'alimentazione umana, allina, allicina, in particolar modo l'allicina e tutti i suoi derivati, che è stato visto. Sono stati visti avere un effetto positivo anche nei pesci se incorporati nella dieta in modiche quantità sicuramente inferiori al 10% sul peso totale dell'alimento, e hanno per esempio un effetto molto buono sulla promozione della secrezione dell'isozima, che è uno degli enzimi principali del muco esterno dei pesci, è la prima difesa contro i patogeni nei pesci. Una difesa meccanica, chimica, favorisce per esempio anche la riproduzione dei leucociti, quindi promuove il sistema immunitario. Favorisce, abbassa la mortalità da batteriosi. Se i pesci sono costantemente nutriti con piccole quantità di aglio, sono più resistenti a queste infezioni. Chiaramente anche questi sono dati preliminari. La ricerca sull'aglio specialmente è molto molto agli albori e quindi anche qui si apre un mondo per noi specialisti per appunto approfondire la questione e dosare sempre meglio per esempio i fitoterapici o comunque i prebiotici negli alimenti per pesce. Ovviamente perché l'eccesso di aglio, qualora fosse appunto contenuto in quantità eccessive, l'eccesso di allicina ha degli effetti tossici, insomma. Quindi sostanzialmente qual è, secondo me, la nostra mission come biologi? Cambiare un po' i paradigmi per quanto riguarda questo settore, pur essendo di nicchia,
ha tanti appassionati, ha comunque un mercato abbastanza florido, molto in crescita sia da noi che soprattutto in Asia. Cambiare i paradigmi che finora hanno caratterizzato la ricerca in acquacoltura. Finora si è sempre trattato di acquacoltura da reddito. Quindi, cosa si cerca nell'acquacoltura da reddito? Come dicevo prima, di massimizzare la conversione del cibo, cioè quanto più cibo è convertito in incremento di massa, perché lo scopo è l'accrescimento rapido del pesce nel minor tempo possibile alla massima qualità organolettica possibile. Chiaramente tutto questo per quanto riguarda i pesci d'acquario cade, perché il nostro scopo, io stesso sono appassionato, il nostro scopo non è far crescere il pesce nel minor tempo possibile, farlo crescere in modo regolare, compatibile con la sua biologia, in modo tale che raggiunga la massima taglia possibile, però in base ai suoi tempi biologici, il migliore aspetto, la miglior salute in termini di resistenza allo stress, in termini di, diciamo così, qualità estetica, quindi bellezza del comportamento, bellezza dei colori, che magari possa riprodursi e vivere una lunga vita. Quindi chiaramente tutti aspetti che, diciamo, nella cultura da reddito sono meno considerati, che quindi diventano per noi un motivo di ricerca, di lavoro e di approfondimento della conoscenza in questo senso. Quindi io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e spero appunto sostanzialmente questo argomento possa suscitare interesse. Appunto, è un argomento che per quanto riguarda noi biologi è poco conosciuto e poco portato avanti, però secondo me è molto affascinante e ha anche molte potenzialità economiche. Giustamente vi metto anche, faccio vedere un attimo anche il fotocredito, cioè le persone che hanno scattato alcune delle foto che vi ho mostrato durante la mia presentazione. E appunto vi riporto alla slide iniziale dove ci sono tutti i miei contatti, appunto ripeto, email, Facebook e Instagram. Per domande, approfondimenti su questo tema, io insomma sono a disposizione e vi ringrazio.